Ospite del nostro focus settimanale in onda questa sera alle ore 21 il presidente della Banca Popolare delle province molisane Luigi Sansone. Al centro del dialogo la politica, l'economia, la salute e le ricadute della pandemia in ambito sociale. Il nostro ruolo nel Molise, nella società, è quello di agevolare lo sviluppo economico. Ma poi anche perché se le cose andassero peggio, naturalmente anche la banca ne soffrirebbe. Come sa, ci sono stati dei ristori, non sempre sufficienti, sono stati dei rinvii, anche là poi i nodi vengono pettini, per cui adesso si parla giustamente di ulteriori rinvii, sono stati deliberati per la ripresa dei pagamenti da parte delle aziende che avevano beneficiato di questo spostamento nel rimborso delle rate. Si farà, immagino, la stessa cosa anche per quanto riguarda il monte delle famiglie, perché no, scadeva a gennaio, per le imprese è stato riportato a giugno. Insomma, si fa tutto quello che si può fare per parare i colpi di questa brutta situazione. Certezze non ne abbiamo, se non quelle di lavorare al meglio e cercare di accompagnare le esigenze di chi ha bisogno, però purtroppo noi dobbiamo anche tutelare l'equilibrio della banca, anche tutelare quelli che sono i nostri depositanti, per cui dobbiamo indubbiamente selezionare anche quelle contropartite, quelle aziende che in questo contesto hanno possibilità di ripresa non appena la situazione migliore, altre che erano già in difficoltà prima del Covid, per le quali probabilmente, diciamo, un intervento sarebbero soldi sprecati.